prepared to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic. So Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. E ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su The Witcher 3 Wild Hunt, pronti a proseguire da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Infatti abbiamo ucciso Imrallet e due delle tre streghe che potevamo ammazzare. Adesso siamo pronti a fare gli ultimi preparativi prima di attaccare la caccia selvaggia, e probabilmente sarà uno degli scontri più belli mai fatti sulla faccia della terra, quindi speriamo sia così. Nel frattempo andiamo a parlare con loro, visto che dobbiamo parlare prima con Avalach, poi con Triss per liberare Filippa e infine con Yennefer per liberare Margherita. Quindi Avalach, mi dica. Soprattutto faccia attenzione, perché se elfi ogni tanto c'hanno sempre quella faccia un po' bidichina, sapete, quando vi fissano e vi dicono: ehi, giovanotto, ti ammazzo. Cose del genere. Gli elfi sono strani, ragazzi. Non fatevi ingannare, mi raccomando. Non so voi, ma in ogni cazzo di anime o, non so, gioco, gli elfi hanno quella faccia proprio cattiva e disegnano prostitute. Sì, abbiamo gusti insoliti, non hai tutti i torti. Ma sì, dottore! A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ciri was in a hurry. I know, so she wrote in her letter. But that is not my concern. You eliminated Imlareth adeptly. So adeptly, you might say you inspired me. Ok, quindi... che hai in mente? Meaning? The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. Two others remain. How do we get rid of them? Caranthir is a loyalist, but Gels... that is another story. He was a devoted follower of our former king. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. Oh! Bene, quindi... come sai che è stato Eredin, eh? How do you know? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead. Didn't answer my question. How matters not. What matters is, I know. And I've an idea how to use this knowledge. Ok, quindi pensi di stringere un patto con Gels, oppure cosa intendi fare? Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here. Show him the truth of what happened. Fabulous plan. If we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Ah. Come ci arriviamo? Tanto per you and Ciri might know how to travel between worlds, but me? Namo a cavallo. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these gateways, even fewer can locate them. Elven sages, for example? For example, one such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Ci vediamo lì. Meet you there. Gotta see to something along the way. Hurry. I'd rather not loiter in the street any longer than... Per prima cosa non voglio andare con lui, proprio perché ho intenzione di fare un'altra cosa, ovvero, visto che ci sono un agglomerato di missioni probabilmente che si formeranno una dopo l'altra, vediamo anche dalle missioncine che adesso attiveremo, ovvero questa, dovremmo andare a parlare con Yennefer, poi con Triss e poi attendere l'alba per parlare anche con Ciri. Il problema adesso sarebbe, non so se facendo una missione le altre si disattivano o viceversa, quindi preferisco direttamente cercare di fare una cosa un po' più normale come stiamo facendo, ovvero parlare prima con tutti e poi, in successione, diciamo successivamente, vedere un attimo dove andare e con chi fare le determinate missioni. Comunque, permesso, dovevo fare un po' di... salve Dandelion, aspetta, voglio fare un po' di bordello. Spostati! Oh mio Dio! Guarda come salta in testa le donne, Geralt. Non ci salta nessuno così. No, merda, mi sono infrascato. Dove si esce qui? Merda, ditemi la porta. Eccolo, perfetto. Dicevo, dobbiamo aiutare Yennefer a liberare Margherita e poi Triss a liberare Filippa.
Io per adesso andrei prima da Yennefer, visto che ci troviamo, facciamo una cosa in fretta e in furia. E poi dopo andremo a parlare anche con Triss. Ma strano che ci sia una freccetta qui, forse c'è Triss. Aspettate, andiamo prima da Triss, che ovviamente merita tutto il nostro appoggio. Un uovo, guarda qui, sposta. Oh, scusi signorina, non l'ho fatto apposta. Via, fuggi Gera. Scusate, io me ne vado qua. Cazzo, queste si incazzano, poi mi lanciano contro i barili di immondizia. Comunque, salve Triss. E finalmente vediamo anche Triss cosa vuole. Con questi abiti però ogni volta che entro così... Sì! Veramente l'ha voluto lei. Calma, è andato... ok, mi dispiace, non dovevo, dovevamo farlo. Prima! Come on, we came out of it fine. Can't say the same for Imlarith. That's the sole comfort I find in this. But it's no justification. You know what might have happened? Yeah, but I'd never let Ciri come to any harm. You know that. Oh, attenzione! Come fare cambiare idea a una donna? Comunque, sei riuscita a convocare i membri della loggia? Ho visto roghi in fiamme lungo la strada, non umani. Sti cazzi in cemetti, allora, la prima. Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Frangilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira? Margarita? Philippa? Kira? I thought you of all people would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had her ways. But when she demanded the Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Kira needed that, as she needed the impetus to start anew. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. Ah, capisco, quindi probabilmente quando abbiamo fatto quella missione secondaria nel quale non gli ho dato ciò che cercavo, ovvero gli appunti di Alessandra, qualcosa del genere, è andata insieme al lupo, come si chiamava quell'uomo, Lambert, e quindi hanno cominciato a vivere da soli per strada. Bene! Beh, a quanto pare sono felici e contenti. Dove sono Filippo e Margherita? Non preoccuparti, ce la faremo. Ma la seconda va. We will. We have to. I'll rest easier when they're both here with us. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. Ok. E allora Yen ha scoperto qualcosa? Know what Yen's found out? You'll need to ask her. I've been busy trying to find. Sì, vabbè, ho capito. Hai scoperto qualcosa su Philippa? So, learn anything? A few things that could be interesting. For the long version or the short? Sinceramente la corta, vai. Guess. In short, she was here. At this inn, under our noses the whole time. Transformed, seated on her perch with a dimeridium band on her leg. Bene. Zoltan's owl? Mm-hmm. Oh, capisco! Quando ho detto che doveva morire, povero UFO. Ma che diavolo succede in questo gioco ogni volta? Detti pareva. Yep, that's Zoltan for you. A man showed up here. Fleeced Zoltan Bear, then proposed they play for the owl. Naturally, he won. E così abbiamo perso Filippa a carte. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. Una piuma. Potremmo inserirla nel culo di un gabbiano. Potrebbe dirci dove è andata. Thinking divination. Specifically hydromancy and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Ti raggiungo dopo. Need to take care of something first. Meet you somewhere later. Fine. The fountain outside the passiflora. And hurry. Sì, sì, ho capito. Ciao. Sì, comunque faccio così, proprio perché vorrei prima esplorare per bene tutte le missioncine e poi dopo andremo a fare uno per volta tutte le altre missioni. Allora, per adesso aiutiamo Yennefer a liberare Margarita, che è un nome davvero molto simpatico. Merda, palo un'altra volta! Dove cavolo devo andare? Ogni volta mi perdo qua dentro. Merde, fatemi uscire! Cazzo, ok, pronti.
Adesso stavo dicendo Stavo dicendo devo andare. Ma porca puttana, questi si lanciano addosso. Comunque non so se avete notato, ma vi faccio vedere una cosa rapida. Nel menu del personaggio ho cambiato molte cose, ovvero ho preso una pozione che mi faceva restituire tutti i punti abilità e quindi l'ho modificata al meglio delle mie aspettative. In effetti ho utilizzato le spade, infatti adesso sono molto più cazzute, molto più potenti. E la magia ho utilizzato il segno, se non sbaglio, aspettate, il segno hard, che è molto più potente, osservate. Passiamo questa figata, mamma. Oh merda. Damos, questo si incazza. Via, vai via Garanta, vai via. Qualcuno mi salvi, Ah, ok. Ma pensavo peggio. Dicevo, comunque. Scusate anche il dialetto, mi è uscito così spontaneo. Ragazzuoli, volete andarvene un po' a fanculo? Dovrei parlare con Yennefer. Ragazzi, e che cazzo? Vabbè, ho capito, va, facciamo una strage sti cazzi. Stavo dicendo, comunque, quindi ho cambiato le mie abilità, adesso sono molto più forte e molto più cazzuto. E speriamo che vada meglio nei combattimenti, eccetera, eccetera. Infatti, guardate come muoiono in fretta, sono delle merde. Scusi, lei è una merda! Muori, bastardo! Ok. Combattimento all'ultimo sangue. Bene, fatto fuori un po' di gente, scusate, però voi mettete in mezzo ai coglioni, fate ehi tu, devi morire perché ci hai lanciato una bomba. Effettivamente, avevano anche ragione, però. Oh, possiamo farlo anche qui. No, voglio parlare con Yennefer. Vediamo un po' quest'altra submissione principale. Ah, prostitute. La miglior cosa in quei tempi. Lei pattina, non sta camminando. Vabbè. Ma il vestitino com'è? Sì, se l'è cambiato. Comunque, Imralet, è stata un'idea tua di Siri? Signorina, lei che guarda la dietro. Guarda come fissa quella dietro, eh. Ragazzi, guardate quella dietro! Mi sta fissando! Risparmi la predica. Spare me your lecture about responsibility. I was actually going to recite an anthem praising your glory. Oh! Cosa ci fai qui? Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philip. È una donna, probabilmente. Came to get you first. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive shortly. Ah, okay. A proposito della loggia. Talk to Triss. Reconvening the lodge? It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Vabbè, sì, ho capito. I can't blame sì, non ti preoccupa. Chi è questo tizio? What do you know about this fugitive? Sì. I know he's the only one ever to escape from Darrod. Every guardsman in the city now seeks him. Molto bene. Interested. Soon find out. He just walked in. Il problema adesso sarebbe come lo troviamo. Sembra che sia lui. Ma perché i capelli bianchi e la barba nera? Buon uomo! Deve essere coerente sulle cose. Non è che può mettere la barba bianca, i capelli neri e viceversa. Guarda come beve. Dagli una coppola! Sulla testa! Da dietro! Avanti! Il momento opportuno! Vai ora! Niente. E che cazzo? Ci ho provato, eh. Rissa? Rissa, attenzione! Guarda che corsa leggiadra! Prendilo, Geralt! Perché questa gente ha della corsa così schifosa? Non sa neanche correre lei. Dove cazzo? Guarda, questo come corre. Giovanotto, ti vedo. Guarda che ti vedo, eh. Non è che sei invisibile. Continua a correre. Inseguiamolo. Tra l'altro, non so se avete notato, ma ho anche cambiato la mia armatura. Adesso abbiamo l'armatura dell'orso superiore, visto che ho avuto l'opportunità di farla. E adesso ammazziamo il tipo. Aspetta, dai un cazzo. No, un cazzotto. Non possiamo prenderlo a cazzotti. Aspetta. Piano piano, noi saliamo sulla scala uno alla volta, mi raccomando, che altrimenti qua facciamo un po' di confusione e cadiamo. Un uomo è al capolinea. Che cazzo fai? Giovanotto, aspetta, che cos'è questa cosa? Mi scusi? Ah, ok, bastava picchiarlo. E ditemelo però, che cazzo? Penso di doverlo inseguire. Ubriaco, facciamo i conti. Triss, mi raccomando. Tortura. Ah, Yennefer, cazzo. Vabbè. What do you want from me? Let me be. Dammi un centesimo, devo fregarmi una caramella. No? E vabbè. And then stick a shift between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you?
No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. Ma no, sciocchino! No. You're gonna tell us your story, then be on your way. So be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Novigrad, Kate la zoppa. Drink up. Beh, un bel nome per un negozio, anche delle bellette. Attenzione a non guardare troppo, ficca naso. To get into Darad. Find a hunter. Tell him you practice magic, they'll lock you up lickety split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. Che mi dici delle guardie? They say Darad's better guarded than the keep at Vico Varro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Gli hanno strappato un coriandolo. No! We only knew peace and holidays. Che questa non aveva senso, ma non fateci caso. They're allowed to drink on duty. Not officially, but you know how it is. Sì, capelli bianchi, barba nera, tutto ha senso. Come sei fuggito? They say no one gets out of Darad alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn them. Quello dietro sta facendo Superman. Non vorrei rovinare il momento, ma quello è abbastanza ubriaco. Guardatelo, guardatelo come si muove. Sinceramente non è che mi interessi molto. Sa com'è, Geralt dovrebbe fare queste tipo di cose. E vabbè, comunque, come hai fatto a fingere la tua morte? Ti sei tagliato la barba? Sei diventato più sfoltito. In questo modo non ti hanno riconosciuto, oh mio Dio. Ok, basta. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. I found Belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die. Ancora Superman. E basta. Signore, la finisca. Allora, possiamo entrare nelle fogne in che modo, soprattutto? Perché vorrei saperlo, più o meno. Diciamo. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. Silenziosi come le merde. I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins, which have to connect to the sewers somewhere. We can find a way into the ruins. We'll get into the prison. Allora, adesso io. Sì, quello dietro continua a fare Superman, grazie. Arrivederla. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Sarebbe meglio forse. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. Comunque stavo dicendo, arrivederci. Possiamo andare? Ciò che ha detto sulla guardia è interessante. E ora? What now? What our friend said about the guards was interesting. Drinking on duty. Lo stavo dicendo io, dannata. Make sure they have plenty of hooch. Good idea. I'll search for the entrance to the ruins. Allora, facciamo. Ho capito. Perfetto, allora neanche devo dire ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Stavo dicendo adesso la grande fuga, sì, comunque. Grandissima proprio. Allora, chiede aiuto a Zoltan opzionale. Incontra Yennefer al ponte di Oxenford. Dobbiamo farlo. Adesso, per prima cosa, prima di andare avanti a fare le solite stronzate, cazzate, coglionate che facciamo sempre, ma le continueremo a fare all'infinito, dobbiamo attendere all'alba. Proprio perché dovremo attendere all'alba per parlare con Ciri. Io adesso non so se parlando con Ciri andremo avanti con la storia o meno. Se nel caso succedesse una cosa del genere, vi taglierò la parte e ricominceremo, insomma, da dove dovevamo essere. Ovvero andremo a aiutare Triss, poi Yennefer e poi Ciccio Pasticcio. Se invece sarà soltanto una delle altre tante missioni che stiamo facendo in questo momento, non c'è problema, facciamo anche questa e sti cazzi, no? Comunque dobbiamo attendere l'alba e andare verso l'infinito ed oltre. Sì, posso tagliare di qua? Salve! No, eh? E che cazzo? Permesso, permesso, sto arrivando! Allora, dobbiamo arrivare lì, ma dov'è che è sto posto? Perché io momentaneamente avrei un attimo di disguidi, sapete com'è. Non so minimamente dove cazzo sto andando, quindi allora devo andare lì per cosa? Aspettate. Sorry, avevo sbagliato strada.
E che cavolo, ogni volta qui è un labirinto sta roba. Non so voi, ma mi sembra davvero una cosa incontenibilmente brutta da esplorare. Comunque, cagnolino, sì, cavalluccio, possiamo andare alla velocità della luce, più o meno. Scusa, guardie di merda si mettono davanti a ostruirci il nostro cammino. Comunque, dobbiamo andare, come ho già detto, da Sidi. Non so cosa ci faranno fare proprio. Qualcuno mi dà una mano? Eccoci qua, sto arrivando. Ma aspetta, no, questa è Triss. Porca puttana, va bene, facciamo prima questo. Che ne so io, sbaglio ogni volta. Vabbè, comunque, facciamo prima Triss e poi dopo, successivamente, andremo verso Sidi e vedremo che cosa vuole. Quindi, salve. Abbiamo fatto una cazzata enorme. Ah, ok. Osserva l'acqua. Graham et Thuir, De Agnes Carle, Es Pirshena, A Es Clays. Looks familiar. A bathhouse. Dijkstra. Sì. Dijkstra. He has her at his bathhouse. Might have guessed as much. Ok. Bagni pubblici, andiamo. Era il passato o il futuro? Tanto per. Was that the past or the future? Penso il presente. Ah. Va bene, andiamo. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Subito! Col cappuccio. Aspetta! Che cazzo? Dobbiamo raggiungere i bagni pubblici insieme a questa. Vada, vada, la seguo a ruota libera. Corra però, non mi raccomando, non è che facciamo mille anni sempre a correre. Però abbiamo uno sprint come il vento. Attenzione! La superiamo in velocità! Cerchiamo di virare a destra. Dove cazzo sta Dijkstra? Faccia strada. Di qua, andiamo, andiamo. Addirittura. Se sapete però, quando abbiamo letto quella lettera, mi pare che il nostro Dijkstra, il bonaccione, fosse innamorato di questa maga. Quindi, non so. Gira, virata, uomo, quello dorme. Attenzione alla signorina. Dove andiamo? Guarda questa che fa la finta ogni volta. Attenti, che succede? Non capisco la sega. Entra dentro. Ci siamo. Pronti? Chi dobbiamo ammazzare? Uno scoiattolo. Surrender. Ma chi? Cazzo. This place is a maze, witch. You'll never get out. Problemi? Quelli moriranno brutalmente. We'll handle this. Sei un genio. No. The sorceress stays here. Che vuoi, stupratela? Tracy, viene con me. E allora fottiti, giovanotto. D'accordo. E allora siamo pronti. E cosa fa quello? Ah, ok, magia mentale. Sì, il nostro segno. Cazzo, l'ha usato contro di noi. Non dobbiamo farcela passare liscia. Andiamo subito contro le vetrine. Non è vero, stavo scherzando. Dall'altra parte, dicevo. E invece no, dove cazzo passo? Mi scusi, Dijkstra. Allora, non lo so che sta succedendo. Oh mio Dio, livello 26, ste merda. No, mi sta picchiando. Non farti picchiare. Attenzione a questa spada che è diventata blu. Oh merda, qui un colpo sono un po' fottuto, eh. Oh yes, bitches. È potente, vero? È un po' più cazzuta rispetto all'altra. Ed è molto più divertente usarla. Comunque, non sparare. Minchia. Oh merda. Aspetta. Oh yes, bitches. Colpisci. Oh, ma non quello. Quello mi dà una cazzottone sul muso, poi. Fermo, Geralt sta correndo all'impazzata, si è rincoglionito. Prima o poi capita a tutti. Comunque, non vedo perché c'ha la luce sflashante negli occhi. Allora non riesco a capire quando attacca e quando no. Va bene, sono andati. I prossimi. Signorina, venga qua che le spacco il culo. Signora? Donna? È qua giù. Si è buttata. Mi butto pure io. No, aspetta, piano però. Buttati piano che qua ci sfragniamo le cosce. Dove è andata? Eccolo. Salve, oh merda. Aspetta, dobbiamo usare Hard, ce l'abbiamo, utilizziamolo. Ma no, non così, dannazione. Provo salve. La gente è strana. È a terra, colpiscilo, è a terra. Attento. Ok, colpito. Ma c'è il Bart che stava difendendo. Dove cazzo sta succedendo qua? Senta, lei ha rotto i coglioni. E crepa, perfetto. Mo come passo? Di qua. Perfetto, sto arrivando. Ok, Bart. Non è che dobbiamo combattere contro Bart. Vabbè, è un troll normale, non è che sia Gesù. No past
Go. Birdie. Birdie. Ah, ok. No. Tutto torna. Damn it, cast a spell on him too. Beh, sai com'è, non è difficile modificare la menta di quell'uomo. La menta, sì. Comunque, lei mi serve e voglio aiutarla. She's hurt. Did you see that? I wanna help her. Birdie, no. Past go, say, but... Sì, ho capito. Ever had a stomach ache? Ma perché? Perché queste cose? Once old drowner, ho capito. Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. But no one drowner make va bene. Pass, I can help her. But let... Ok. Grazie Bart, grazie. Oh mio Dio, la demenza di quest'uomo riesce addirittura sopra, diciamo, a passare una magia mentale talmente che è demente. Ma cos'ha in quella... Secondo me non c'ha niente, tipo vuota. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Andiamo da Filippa. Filippa! Ma che cazzate? Filippa, vieni qua. Dannata Filippa. Abbiamo i capelli sventolanti, siamo affascinati. Addirittura. Va bene. E allora, Geralt, mi raccomando. E vabbè. A quanto pare dobbiamo fare una piccola scazzottata. Venga! E è andato. Perfetto, perfetto. È morto anche il troll, non è stato molto complicato ammazzarlo, visto che era un tantino scarso. Noi siamo arrivati al livello 31 e al 34 finalmente riusciremo addirittura anche a prendere la nuova armatura, quindi attenzione. Comunque dobbiamo ammazzare Cirilla, Cirilla, salve. E così vincemmo, più o meno. Non mi vedi? Sei cieca! E là, hai visto? L'ho detto io. Che fa adesso? Se la stupra? Geralt, calmati. Torment me? To watch others do so? I need your help. Galantuomo. Betray me, and I will... Sì, sì, capito. Not planning on it. Triss is outside. She'll explain everything. Va bene. Sembra una cheerleader, sapete quella che si mettono quei cosi abbastanza strani e fanno quelle danze demoniache di Satana mentre cercano di salire una sopra l'altra e si lanciano a capofitto tipo, non so, cose che si lanciano a capofitto. Lasciamo perdere. Ora, detto ciò, dovremmo anche chiudere il video, sapete com'è, quindi... Dijkstra, non ho tempo per questo, out of my way. I've no quarrel with you, Geralt. But Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Such matters ought to be handled personally. E quindi? As I will now demonstrate. Vabbè, ho capito, va, sto chiattone vuole combattere. Allora, lei mi serve indietro prima che finisca male. Non ho tempo per un litigio tra amanti, quindi... ultima. I remember you, little Bond. But this is no time for a lover's quarrel. But it's an excellent time to settle a score. Vabbè, ho capito, però dovrei chiudere il video, sapete com'è. Vabbè, ho capito. Lasciaci andare, ti dirò cosa mira l'imperatore di Nilfgaard. Spingi via Dijkstra con forza, va bene. Sti cazzi, senta. Sorry, can't let that happen. Ma non era spingere questo. Non era proprio spingere con forza. Oh Cristo. Oh mio Dio. Oh cazzo, non era questo quello che intendevo. C'era scritto spingi con forza via Dijkstra, non c'era scritto dagli due cazzottoni in bocca e spezzagli una gamba. Oddio. Ho fatto una cazzata. Capiamo. Capiamo, ho detto. Prego, però dovremmo andarcene. Quell'uomo mo arriva con le guardie. Eh beh, non era quello che avevo in mente, ma a quanto pare ha funzionato. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, perché per adesso noi ci fermiamo qui. Quindi, se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo così in un prossimo episodio, sempre qui su The Witcher 3 Wild Hunt. Ci stiamo avvicinando molto alla fine, quindi, già, palesemente ovvio. Alla prossima, un saluto a tutti e al prossimo video. Bye bye.